allora mi accosto un attimo qui e vediamo, perché troppa gente qui, troppo. Assembramenti, Carle, assembramenti, Sempre smartio, sempre. Come stanno appoggiando qua? Alon! Stasera voglio starmene in selvaggia, poi domani torno, carico la famiglia, faccio, ma stasera voglio starmene in selvaggia. Yes! Pane bruscato? Mi piace per il pane bruscato, un po' di una salsiccetta sopra. Potremmo anche andare l'arrivo della salsiccetta. Ragazzi, io mi devo comprare a fraggeggio, Anzi, me lo faccio prestare dal mio amico Roberto, che ne ha uno, lo usa pochissimo. Me lo faccio intanto prestare e faccio e vedo un attimo come può essere il gesto. Poi Salvatore ci sa andare bene. Guarda come va, guarda i piegoni, Vai Salvatore! Super piegoni! Buongiorno a tutti ragazzi, siamo in quel di Ostia. Notizie buone arrivano da Sky TG24, cioè da lunedì cambierà qualcosina, dal 26 cambia decisamente qualcosa di importante, cioè rientra la zona gialla e quindi sembra che poi dal 1° giugno dovrebbe essere anche possibile muoversi tra le regioni gialle. Speriamo che Lazio e Toscana, personalmente ho degli interessi su queste due regioni. Stanotte c'è stato un po' di movimento. Stanotte a un certo punto c'era sta macchina che è passata qua davanti. Suonava ti, 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 ti. C'aveva le quattro frecce accese. Era una Nissan Micra, non proprio vecchissima, però insomma di quelle degli ultimi modelli, che era un po' bobbatella. E che faceva? Praticamente non c'aveva una gomma. Quindi c'aveva la gomma posteriore destra, stava su cerchio e continuava a passare qua davanti una volta, poi è ritornata indietro e c'è tutto il segno qua del suo cerchio. Ma dopo con Salvatore, magari col monopattino o con la bici, proviamo a seguire sto segno e vediamo dove arriva. Comunque è scattato già il primo caffettino, adesso ci facciamo pure il secondo. Finiamo la moca, come dire. Oggi spero tanto di recuperare i miei. Adesso stamattina, come tutte le sabato mattine, mio figlio c'ha il tutoraggio, però poi vado a Roma a ricarico. Comunque siamo partiti, siamo partiti alla grande. Io Salvatore, meno 4 kg. Un po' di corsa, un po' di bici, poi alle 11 e mezza potrei andare da Cili a farmi un allenamento di nuovo e fare proprio il triathlon. Ma non va tanto. Oh, è arrivato il sorbo alla moneta, La soluzione è sempre la solita. Ma a te mi aperto, poi fai cose, scarichi. Eccoci. Allora, ci dica, Sor Spadaro, quindi lei gioca con la sua app? E che cosa si può dire la sua app? Ci dica. Che io e Marco siamo? La mia batteria è a 13,5 volts, 13,4, in questo momento ha flesso un attimo. Abbiamo una temperatura interna di 28 gradi e l'acqua calda è arrivata a 35, giusto per farsi una doccia. Okay. Marco, ma che mi combini Marco? C'hai il gippone con quattro ruote dietro e ti affossi. Niente, Fede, io sono passato qua. Sei già passato qua. Sai di questo pesa? E niente, ha fatto un po' di fossa. Guardate il mondo che ormai vive più sotto al camper che sopra. Stanno trovando il punto sul trave per poter tirare. Questo è il nostro muletto. Quello è lo spot, signori. Marianna, vai dentro. Vai. Fermo.
la sistemazione è stata che oggi abbiamo preso la decisione di venire al campeggio. E l'uomo campa? Mazza se campa l'uomo. E passerina ghiacciato che mi sta a far male alla mano? Che teoria fa? Noi abbiamo fatto biciclettata pomeridiana, mezzo alla pineta, siamo fermati adesso al supermercato, abbiamo comprato un po' di roba per la cena, anche un po' di brace, qua c'è spadato, dietro c'è buona moneta, siamo sul lungomare di Ostia, sembra di stare a Miami. Non finiamo, non ci fermiamo e siamo ripartiti. Buona moneta ha deciso di non partire, di rimanere. Lui ha preso la residenza ormai a Castelfusano. Stasera però siamo andati di Carbonella. La situazione è questa, capito? Camper mio, camper suo, camper mio. Ragazzi, siamo pronti con gli altri panini. È spot? Spot ragazzi, stasera è spot dentro un campeggio, incredibile, siamo entrati dentro un campeggio stasera. Infatti abbiamo acceso tutto, scialiamo, luci accese, proprio cioè. È spot! Allora Andrea, con questa affermazione è scattato proprio l'applauso, cioè noi ti aspettiamo proprio, cioè è fatta, siamo, non lo so, alla sesta bottiglia da ieri sera. Vabbè, l'atmosfera è questa, vabbè, ma tanto poi capirai. Ti aspettiamo. Ragazzi, l'avete mai bevuto il caffè alla brace? Ragazzi, questo è molto spot, eh? Buongiorno. Buongiorno a tutti, ragazzi. Domenica al Camping International di Ostia. Ciao. Ragazzi, qui 8:35 di domenica, onda si va a fare una bella corsa lungo il mare. Ci dica buona moneta, come si dorme in camper da soli dentro al campeggio a metà aprile? Come se fossi praticamente un hotel a 5 stelle, eh? Sì, guarda, io qua accanto alla scritta laica ci metterei 5 stellette. Sì. Top. Che è arrivato qua, oh? È arrivato il Parodi che è uscito dalla tana? Col suo nuovo mezzo? Ma la manè, guarda un po' che è arrivato. Col nuovo giocattolino, come se la diverte, eh? Apre? Apre. Benvenuto a Due Passi da Roma. Non spargiamo troppo la voce di questo posto. Saluti? Saluti? Buongiorno. Perché tecnicamente non se famo manca niente. Dicono che piove? Ma quando stiamo noi non piove. Ce frega niente. Sì, potrebbe, ma al momento nada. Nada! Ha ha.
baffio, va bene, poi questo qua del spagnolo cammina modificato. Like the legend of the phoenix, all ends with beginning. Domenica 18 aprile. Belli cerchi, eh? Cattivissimi. Ragazzi, è arrivato il momento di tornare a casa. Sono le 3:20. Il tempo oggi è stato a retto perfino la mattina. Poi il pomeriggio si è messo brutto. Quindi siamo nella pineta di Castelfusano. E questa è la situazione attuale. Stiamo tornando a casa, c'ho Marco dietro. Salvatore si sta preparando, ci ha messo un po' di più rispetto a noi. Comunque, sono 2 giorni, alla fine 40 ore fuori così, ma sembra un mese. Cioè, ti rigenera proprio. Lo consiglio a te. Questa è la radio.